Buongiorno Cuneo. Buongiorno Granda, abbiamo il Paolino Cotto questa Paolino mattina. Cotto, Beppe ha cantato tutta la notte. Com'è Ho portato andato Beppe questo al concerto di Vasco, ha cantato, oh. È senza becco ormai. Ecco, poverino, a furia di cantare. Vasco. Tu sei senza voce, sì, adesso basta. No, ripigliati. Lui. Ah, lui, ok. No. Tutto bene? Bene, siamo contenti. Un po' di pioggia, sì, però... alla fine, la domenica, la pioggia andata. La domenica. Infatti, voi Anticipato. Avete avuto la pioggia il giovedì, ma va bene lo stesso, va bene. Come state? Stesso. Tutto bene? 0171698330. Oppure 393-4532-892. Di bene. Cosa parleremo? Ah, oggi parliamo di Vips. Di Vips. Ma non faremo il solito gossip, sai, no, quello lì tu si è messo con quella a girare là, nei Vips. Quella là. Si è messo con quello lì, no. Non faremo questo genere di cose. Ginevra si è messa con Beppe. Esatto, sì, vi parleremo invece delle loro strane abitudini. Sì. Le strane abitudini dei Vips, che non ci aspettiamo, però anche loro, anche loro hanno... hanno le loro abitudini strane. Qualcuno ce le spieghi neanche dopo? Tanto belle, certo che sì. Maneskin. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. Maneskin. Eccoci qua, pronti per questo sentire. Venerdì. Sì, in questo primo venerdì. Luglio. È vero, abbiamo inaugurato il mese. È certo, è certo. Bene. E siamo pronti, dicevo, per sentire le stranezze con calma dei Vips questo sì. mese, vedo. Ecco, riposati. E domani mattina cosa fai? Ah, già, è vero, domani mattina c'è il Portobello qua, compro, vendo, scambio, fiori d'arancio, chi più ne ha più ne metta, evviva. Infatti, portate qui in Piazza Europa 18. Oh, abbiamo molto il magazzino semi vuoto. Certo, come no? Uh-huh. Allora, cominciamo. La prima ad avere delle fobie di cui parliamo è Megan Fox, la protagonista di Tartarughe Ninja. Ecco, pare che Megan Fox non vada tanto d'accordo con l'igiene mentale. Si dice, no, quella mentale sì, ma con l'igiene proprio, si dice che non pulisca nulla, butti gli abiti per terra e inoltre non tira lo sciacquone neanche dopo essere andata in bagno a casa di amici. Qui è qualcuno che l'ha un po' sputtanata, sì, devo sì. dire. Ai, non va bene non questa va cosa bene, qua. Non va bene.
la signora Luisa invece pulisce tutto e pulisce il water, invece lei no, ecco. E non va bene. Vediamo la signora Luisa. La signora Luisa che pulisce il water, come potete vedere, ce l'abbiamo qui, si tuffa dentro, ma invece lei è contenta. Megan Fox no. E beh, prima dietro Charlize Theron, sì? Ecco, cos'ha? È l'opposto. Lei è l'opposto. Charlize Theron? No, è l'opposto della Fox. Il suo, infatti, è un disturbo. Charlize Theron? Sì, ossessivo. Cioè, in italiano è Carlo lo Sterone. Il Terrone. No, dai. Dicevo che lei è l'esatto opposto della sua collega, perché il suo infatti è un disturbo ossessivo compulsivo diagnostico che le impone di mettere a posto tutto ciò che si trova intorno. Ne ho conosciute, cioè, sì. Altrimenti va fuori di testa. È solita ispezionare addirittura la casa cercando oggetti in disordine prima di andare a dormire, altrimenti rischia di non dormire dall'ansia di avere le cose fuori posto. Ma pensa, se ci ascolti, vieni a casa mia, non esatto. Dormi per dei mesi, mamma mia, veramente notti, anzi no, voglio notti dire in bianco. Mette prima tutto a posto e poi appunto, dorme dei mesi ci vuole, certo. Cameron Diaz, che bella è Cameron Diaz, sì. A me piace tantissimo. In che camera? Questa è un'altra attrice che ha un'altra mania, non lo so, e anche se lo sapessi non te lo direi. Allora, è ossessionata dai germi. La Diaz ha confessato di lavarsi le mani fino a 100 volte al giorno. Andava pensa bene, in col Covid anni, infatti se le sarà consumate. Inoltre più moncherini adesso. Esatto, apre le porte coi gomiti per non sporcarsi le mani. Vabbè, ma dai, ma come si fa a vivere così? Ma lei ha i gomiti prensili. Sì, prensili, apre le porte coi gomiti, vabbè. Sì, sì. Prenseli, non stress, non stressatevi. No, infatti, relax. È il primo di luglio, è venerdì. Nel cielo marshmallow, gioventù bruciata in ostello. Fa buio nelle retrovie, ma se arrivi tu torna un sole yellow. Forse tu hai ragione, io sbaglio. Mi dici dove corri John Rambo. Diversi come techno e tango, easy rider spando. Ehi, hey, baby, mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di dance. Ehi, hey, baby, non stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey, baby, non stress. Serata illuminata, Santa Britney liberata. Forse è tutto un karaoke in playback. Non c'è più feeling, no funk, no feeling, no punk. Dormivi, no doubt, quanto so che lo sai. Hey baby, mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di dance. Hey baby, no stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress. Ci danno nuvole, anche sentirci alieni a volte ci fa bene, che il buio se ne va. Hey baby, no stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress. Venerdì, venerdì 1 luglio. Eccoci col bene qua. Che ti voglio. Ecco, parliamo ecco. Piano. Zitto, perché sennò poi Paolo sì. Si sveglia. No, no, è Beppe cotto si sveglia. Ah, Beppe, ecco. Si è addormentato. Tu fai in il figo, no, no, vai sì, ai sì. Concerti, fai sì. Il figo, ma hai una certa. Guarda come sei ridotto stamattina. No, guarda. No. Vabbè. Tutto a posto.
Parliamo di Leonardo DiCaprio adesso. Sì. Anche lui è vittima anche di alcune... Peppino Di Capri. Sì, no, Leonardo DiCaprio è vittima di alcune ossessioni. In particolare, sembra che sin da piccolo abbia preso l'abitudine di camminare con la testa china per evitare di calpestare le righe fra le mattonelle di cui è composta la strada. Cioè, ma ce la fa, ma veramente? Anche la stanza. DiCaprio, ma chissà se lo fa anche a casa. Così nel... non pesta niente di strano. Ma sempre scarpe pulite. E infatti Nicole Kidman, sì. Nicole Kidman, lei ha una fobia, è incredibile, sì. Scappa a gambe levate se vede semplicemente una farfalla, al terrore delle farfalle. Eh già, Demi Moore bella, mi piace tantissimo, sì, sì, poi è una bravissima attrice. Particolarmente decisa a mantenere intatta la propria bellezza, Demi Moore ha scelto un'alternativa alquanto radicale al classico yoga o alla palestra. Sapete cosa fa? Un po' come consigliavano i medici medievali, è solita farsi dissanguare dalle sanguisughe per eliminare le tossine che si annidano nel suo corpo. Che schifezza! Ne vuoi due? No! Ne ho! No! Dentro un barattolo. Tienitele pure. Vabbè, dai. San Giovanni, Malibu. Ci piace giocare, facciamo le maracchelle quando bisticciamo. Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore. E sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima. Siamo due scemi e sì che mi piace alla follia. Ti fai con le facce e mi tieni il broncio. Oh, se ti tolgo il trucco, oh, ma lo sai che sei ancora più bella. Quattro di notte e le luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille. La città da da, di notte si da da da. C'è ancora che da da da, ma come un bambino con le figurine. La paranoia, ya, se poi te ne va. Compro tutta Malibu. Grazie, grazie. Oppure ti prendo le farfalle di San Giovanni e le regaliamo a Nicole Kidman. Ah, no, era Nicole Kidman che ha paura delle Nicole. Nicole, sì, la tua amica Nicole, certo. Alle 8:40 saremo qui sotto a prendere il caffè. Sì. Bene, e adesso siamo arrivati ad altri tre personaggini, mica da ridere. La prima è Madonna. Sì, la cantante e attrice può, sembra... cosa? Non si può? No, vabbè, ma Madonna la cantante, la cantante e attrice, che sembra ormai avere perso il contatto con la realtà e fuori come un balcone. Oltre alla mania per la cabala ebraica, Madonna non si muove senza avere con sé 30 guardie del corpo, il suo agopuntore personale, l'istruttore e uno chef vegano. Mamma mia, pagare una tournée questa qua! Comunque non è un caso 32 se... Sì.
3. Anche solo fare la spesa. Sì, no, ma renditi conto. L'abbiamo vista al Lidl. Non è, sì, contaci, non è un caso che al ristorante mangi solo e sempre piatti di semi di lino. Ecco, perché è vegana, vabbè, certo. Ognuno. Lady Gaga, un'altra strana forte. L'amica. Questa sì, qui è veramente strana. Forse non sapete che recentemente per varie settimane si è portata in giro ovunque una tazza di tè viola. Chissà perché. Io in questi giorni mi sono portata in giro una tazza, appunto. Una tazza, sì, ma tu per altri problemi e non è di tè viola. No. Lady Gaga inoltre afferma che il suo profumo personale sia fatto di sangue. Che roba brutta, infatti. No. Nicolas Cage, io lo adoro, ho visto credo tutti i suoi film. È uno dei personaggi più bizzarri di Hollywood. Ha già pensato al proprio funerale. Verrà interrato all'interno di una piramide alta quasi 3 metri. E poi lui dice che mangia solo una piramidina. Mangia solo animali che, a suo insindacabile giudizio, perché decide lui, fanno sesso in un modo che non sia disgustoso. Boh, chissà perché ha questa cosa. Lui prima li controlla, li guarda. Sì, li guarda, evidentemente, poi li accoppa. Mentre fanno sesso e poi se li mangia. Mamma mia, ma che roba brutta! E poi c'è... Sembra la trama di un horror! E poi c'è Elodie, che fa il bagno a mezzanotte. Ecco, lei non ha manie strane, è una roba bella. La spugna per il corpo gialla deve gialla, essere. Gialla, sì, perché? Sì, così, gli così piaceva. Ha deciso. Abbiamo una serie di spugne gialle. Si inventa le fobie dei VIPs. Italiani. Italiani. Che mi trascina verso te. Io non lo so, forse stanotte morirò. Tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero. E tu mi sposti i capelli che scendono giù. Giù da una spalla così ribelle, un ricciolo già balla. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa. Come aprire la finestra nel sere d'estate, farsi accarezzare il viso da quel vento caldo a mezzanotte, fare il bagno, che cose che mi trascina verso te. Io non lo so se stanotte morirò. Uno, due, tre, alza. Siamo arrivati in chiusura, sì, per questa puntata. Doppio caffè. Il nostro appuntamento è per lunedì mattina. Il nostro invece per domani mattina. Esatto. Alle 9. Assolutamente. Alle 9 alle 10 con Giannina. Con 9 Giannina. E mezza Portobello. Molto bene. Se avete da comprare, vendere. Se dovete d'arancia. Sposarvi, ecco. Sì, sì. Venite qua e ci pensiamo noi. Sì, mi sposa Paolino, così fate prima, vendete fate anche tutto. Meno e via. E fate tutto. Benissimo. Vi preparo anche il divorzio. Ecco, dopo. Certo, infatti. I moduli da compilare prossimamente. Buon weekend, buon primo luglio. Ciao. Ciao.